L'emozione sarà quella di ogni anno, quella del primo giorno, del ritorno tra i banchi, di un anno che, come ogni anno, comincia tra carenze d'organico, edifici da ammodernare, conti da fare per l'acquisto dei libri di testo. Anticipato dalla provincia autonoma di Bolzano il 5 settembre, la Val d'Aosta fa da apripista dell'anno scolastico 2012-2013. Da oggi si riprende alla spicciolata in tutte le regioni. Domani sarà la volta degli studenti molisani, quindi di quelli trentini, piemontesi, lombardi, veneti, friulani, toscani, umbri e marchigiani, e poi così via, giorno dopo giorno, fino al 17 settembre, quando torneranno in aula i ragazzi di Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Puglia e Sardegna. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la spesa del materiale scolastico sarà di circa 488 euro, il 6% in più rispetto all'anno scorso. Risparmiare però si può, secondo un'altra indagine, due studenti su tre quest'anno compreranno testi scolastici o universitari usati. Nicola Veschi, Sky TG24. Eccoci qua. Allora, si prosegue nel rito tragico del caro libri. Ogni anno si parla di questo tema, si parla di questo aggravio ulteriore che le famiglie devono sopportare rispetto a una vita già piena di rincari e di costi aggiuntivi. E qualche piccolo dato sui rincari: 100 euro in più rispetto al 2011 per i libri e corredo scolastico, 80 euro solo di aumento per i libri e 350-400 euro di aumento per i testi delle medie, arriviamo a 500 euro per i testi dei licei. Ma non è finito. Un astuccio non firmato costa intorno ai 25, l'astuccio firmato dai 30 euro in su, il famoso zaino, lo zainetto che fa litigare spesso i ragazzi con i propri genitori, si parla di un 70-75 euro per uno zaino non firmato, arriviamo quasi a 100 euro per uno zaino firmato. Il diario intorno ai 15 euro non firmato, dai 15 euro in su il diario firmato. E ogni anno ci occupiamo noi, l'informazione in generale, di questo tema, perché ogni anno anche qui si parla di modalità per arginare questo fenomeno che ogni anno lentamente progredisce. Si parla di libri digitali, si parla di calmierare i prezzi con le case editrici, ma puntualmente non succede quello che si dice, e anche in questo caso le famiglie si devono accollare un ulteriore aggravio. Un dato è certo: i cassonetti dei rifiuti in questi giorni sono carichi di testi scolastici perché sono fuori corso e diventano carta straccia. Gli insegnanti sono stati costretti a cambiare i volumi perché non tutte le case editrici si sono nel frattempo adattate alle nuove regole della doppia versione carta e digitale. Il digitale doveva essere la nuova frontiera per cercare di calmierare questi prezzi, e purtroppo anche quest'anno dobbiamo registrare che le cose dette non sono diventate cose fatte. E con chi lamentarci? Con gli editori, con i professori, con i presidi, è sempre la solita solfa, e il risultato finale è che le famiglie ancora una volta hanno questo ulteriore aggravio. In questo scenario sicuramente poco felice, possiamo dire che qualche iniziativa interessante che va incontro a questo problema delle famiglie e lo ha posto in essere il Comune di Roma, in particolare l'assessore di Roma Capitale alla famiglia e all'educazione, Gianluigi De Paolo, che è qui ospite con noi. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti. Allora, lo scenario è quello di aumenti indiscriminati e sempre abbastanza elevati. E in questo contesto, a cui non sfugge appunto la responsabilità, una responsabilità collettiva dei vari soggetti che stanno dietro l'editoria scolastica, e c'è questa iniziativa del Comune di Roma. Ce ne vuole parlare? Come riuscire a ottenere e beneficiare di questa vostra iniziativa?
No, io sono sincero, non è un'iniziativa del Comune di Roma, è la legge 29 che noi poi applichiamo, e il Comune di Roma ha il grande merito, a mio modo di vedere, di non voler far anticipare i soldi alle famiglie, ma anticiparli lui in prima persona e quindi aiutare le famiglie ad avere direttamente tramite le scuole i buoni libro per appunto avere l'acquisto dei libri. Questo però, diciamo, è un qualcosa che a livello nazionale viene messo in campo, che poi la regione destina dei soldi. Il Comune di Roma, a mio modo di vedere, ha il merito, come dicevo, di anticipare queste risorse, perché in un momento difficile, quello che stiamo vivendo, anche anticipare le 130 euro, appunto, il costo del buono libro, no, può essere un momento, insomma, un aiuto alle famiglie. È chiaro, come diceva lei, che a inizio dell'anno, io ho 4 figli, quindi in un certo senso so cosa vuol dire iniziare l'anno e quali sono i costi. I miei sono ancora piccolini, quindi ancora me la giostro con delle cifre limitate, però chi inizia, appunto, no, chi ha tanti figli e inizia il liceo ha dei problemi veramente grandi, perché i costi sono elevati, quindi è un problema su cui dobbiamo sicuramente riflettere. È anche vero che le nuove tecnologie in questo senso aiutano, ma anche i supporti delle nuove tecnologie poi hanno il loro costo, quindi bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, tante volte anche impopolari e di lungo periodo, che fanno in un certo senso piangere in un momento iniziale, quindi bisogna ragionarsi, comunque fate bene a parlarne. Perché ogni anno se ne parla, io credo che si potrebbero replicare, cambiando qualche dato, gli articoli e i servizi dell'anno precedente, perché il problema rimane sempre lì e si fa fatica a trovarne soluzione. Intanto, ecco, c'è una telefonata arrivata. Cristina, pronto? Ciao Francesco. Buongiorno. Allora, ciao. Ecco, il caro libri. È il caro libri. Io ho 3 figli. Inutile dire che ogni anno vado lì a Lungotevere Obertan, vado a vedere i libri usati, trovo i libri con il 20% di sconto dei professori che se li rivendono, almeno questo è quello che viene detto da i vari rivenditori, ed è una vergogna perché adesso ho pure un figlio all'università e anche lì mi dovrò preparare con altri libri, perché le fotocopie giustamente non le accettano e le nuove edizioni casomai hanno solamente una piccola dispensa in più, che però il libro ti costa quello che ti costa. Ed è noto che se lo studente non adotta il libro del professore, specialmente deve passare all'esame, esatto, certo, all'università, certo, spesso incorre in qualche poi bisogna sempre arrangiarsi, ma le famiglie non vengono proprio minimamente aiutate e sostenute. E mi riferisco anche al discorso che facevi prima del primo municipio. Non si fa mai una campagna contro l'alcol che fa male ai ragazzi e tutto il resto. Benissimo. Cioè, c'è la cultura dello sballo, la cultura dell'ignoranza, l'arrangiarsi, i professori si arrangiano, gli studenti si devono arrangiare, ma sostenuti dalle istituzioni non lo fa nessuno. Grazie Cristina. Ciao Francesco. Grazie. Ciao. Assessore, c'è un lamento verso una carenza di indirizzo o comunque di presenza troppo fiacca delle istituzioni a fianco delle famiglie in questa gestione, come dire, dell'educazione, perché è vero, il problema dell'alcol non è solo ordine pubblico ma è anche un problema di cultura, e ci si lamenta che le istituzioni non sono così presenti. Io credo che voi facciate un ottimo aiuto, diciamo, date una grande mano per quanto riguarda appunto il tema dell'informazione anche nei confronti e soprattutto nei confronti dei cittadini. Con l'occasione, ad esempio, una cosa che noi stiamo facendo molto carina, dalla prossima settimana, tutti i venerdì e sabato, i giovani delle associazioni giovanili faranno proprio quello che chiedeva la signora. Nelle zone della Movida porteranno appunto contenuti, perché come diceva giustamente lei, il problema non è solo di sicurezza, è un problema educativo. Noi stiamo cercando appunto di lavorare, di trasformare anche il tema della scuola, non solo come
un'attenzione legata appunto all'istituzione scuola, ma cercando di creare un patto reale tra famiglia ed educazione. Mi spiego meglio. Noi abbiamo gli asili nido meno cari in Italia. Questo però non è questa è una scelta politica, cioè alla luce delle nuove tasse, nonostante negli altri comuni d'Italia stiano aumentando e abbiano aumentato le tariffe degli asili nido e delle mense, noi abbiamo fatto una scelta di andare incontro alle famiglie. Il tema del quoziente viene già declinato, però tante volte le famiglie non se ne accorgono, non ne sono consapevoli, all'interno dei nostri nidi. Dal terzo figlio in poi le famiglie non pagano, hanno la gratuità totale, quindi il terzo, il quarto e il quinto figlio sono esenti dal pagamento della tariffa nido. Stessa cosa per quanto riguarda le mense, dove il terzo figlio ad esempio paga solamente il 50% della retta fino ad arrivare alla totale esenzione dal sesto figlio in poi. Ecco, queste cose tante volte non si sanno e non si conoscono. È bene appunto farle conoscere e mettere i cittadini nella consapevolezza, dare ai cittadini una consapevolezza maggiore, perché io lo ripeto, è vero siamo, che vengo... siamo qui per questo. Ecco, è vero che io vengo da un'esperienza diversa, cioè io venivo dall'associazionismo, dal forum delle famiglie, però è anche vero che da quest'altra parte dove mi trovo oggi mi rendo conto che il bene comune è un affare di tutti, ha a che fare del contributo di tutti, non può essere solamente relegato o delegato al sindaco, all'assessore, al consigliere della maggioranza e dell'opposizione. Quindi ben vengano anche le proposte, ben venga anche questa rabbia costruttiva del cittadino che si sente chiamato in causa e viene a dare anche una sua proposta. Benissimo, grazie assessore. Grazie a voi. Ci sentiamo tante. Nel buon proseguo. Lavoro. Grazie. Buon lavoro.